Quando mi ha detto questa cosa io mi sono ricordato di una roba che ho scritto, che mi sono portato non perché voglia leggere, ma solo per l'esattezza delle citazioni. E qui si fa un sacco di confusione a proposito del perdono, soprattutto direi da parte del mondo cattolico. Allora cominciamo con tre citazioni scritturali. Avete inteso dire che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Vangelo secondo Matteo 5:39-40. Poi ce n'è un'altra che dice una roba già diversa, ed è sempre San Matteo, eh? Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. Se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. Vangelo secondo Matteo 18:15-17. Come vedete c'è già contrasto tra il primo e il secondo. Poi ce n'è un terzo, San Paolo lettera ai Romani. Vuoi non avere da temere l'autorità? Fai il bene e ne avrai lode, perché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male allora temi, perché non invano essa porta la spada, è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. San Paolo lettera ai Romani 13:3-4. Apparentemente sono in contrasto queste tre cose. In realtà non sono affatto in contrasto, perché si riferiscono a tre livelli del tutto diversi. La prima riguarda il livello personale. Come ti devi comportare tu persona? Devi cercare di perdonare. La seconda è come si deve comportare la Chiesa. Deve cercare di correggere. Se non riesce, deve allontanare, sia per te come un pubblicano o un peccatore. La terza riguarda lo Stato, al servizio di Dio, per la giusta condanna di chi opera il male. Quindi, per cominciare, il perdono personale della vittima non c'entra niente con i doveri dello Stato di punire. Perché, vedete, intanto il perdono della vittima nel processo di norma è del tutto irrilevante, salvo che per i reati perseguibili a querela, in cui la querela sia rimettibile, del perdono della vittima al giudice non importa niente, ma per legge non gli importa niente, non perché lui è sordo alle dichiarazioni della vittima, perché non è quello il suo mestiere. Che la vittima perdoni o non perdoni è irrilevante, la giustizia fa il suo corso. Io tra l'altro trovo assolutamente sconveniente, persino irritante, che i giornalisti dopo ogni delitto particolarmente efferato vadano dalle vittime a dirgli lei perdona a quelli che hanno fatto questa cosa. Tra l'altro dagli almeno il tempo di smaltire il dolore, almeno il tempo di smaltire il dolore, perché sennò ti dà una rispostaccia. Seconda questione che si dimentica, l'esortazione a perdonare è un'esortazione al perdono individuale, non alla viltà collettiva, sono due cose molto diverse. Porgere l'altra guancia riguarda chi prende gli schiaffi, non riguarda chi assiste allo schiaffeggiamento e magari guarda compiaciuto, dice guarda quanti schiaffi prende quello lì. No. Fermare chi schiaffeggia un altro è un dovere, perché noi abbiamo un principio morale, oltre che giuridico, nel codice penale, che è l'articolo 40,2, che dice non impedire un evento che si ha l'obbligo di evitare equivale a cagionarlo. Questa è la questione. Quindi si fa un sacco di confusione. Certo che è opportuno che le persone perdonino, perché la vendetta intanto di per sé è una cosa ignobile, perché comunque crea rancori, si scatenano catene di odi che non finiscono mai. Questo non significa che non debba essere ripristinata la giustizia. Lo Stato può perdonare solo quando dal perdono non derivi più pericolo. Questa è la questione. E allora, per cominciare, dovrebbe perdonare solo su base individuale. E qui purtroppo invece, siccome, come ha detto Carl Smith, i concetti teologici, o meglio, i concetti giuridici moderni sono tutti concetti teologici secolarizzati, abbiamo fatto grossi guai, perché la secolarizzazione dell'indulgenza plenaria è diventata l'amnistia, l'indulto, il condono edilizio e il condono fiscale. Con una differenza fondamentale, che la Chiesa rivendica il diritto di guardare nel cuore degli uomini, lo Stato no. Lo Stato non chiede il pentimento, non è una differenza di poco momento, perché un conto è dire vai e non peccare più, un conto è dire ti condono la casa abusiva, costruiscine un'altra, no? Perché questo è il messaggio che viene mandato in questo modo, con effetti che sono dirompenti.
E guardate, qui non conta la cultura cattolica in sé, conta la degradazione della cultura cattolica che è avvenuta con la secolarizzazione. E quando mi sono confrontato con colleghi stranieri, soprattutto se vengono da paesi dove c'è una venatura in qualche modo calvinista e dove quindi il perdono non è molto sentito come concetto, ci guardano straniti. Una volta sono venuti un gruppo di giudici della California e volevano sapere come mai da noi non funzionavano i riti alternativi, il patteggiamento e l'abbreviato. Da loro il processo che vedete alla Perry Mason si fa nel 4% dei casi. Il 96% vengono definiti in altro modo. Da noi, almeno all'inizio, era la rovescia. Il 4% vengono definiti in altro modo, il 96% comunque, è quindi chiaro che non funziona niente. E ci chiedevano perché, gli abbiamo spiegato tutti i problemi che avevamo, la prescrizione, eccetera, hanno capito tutte cose anche molto complicate. E poi gli abbiamo detto, poi sapete, in Italia in 50 anni ci sono stati 35 provvedimenti di amnistia e indulto, quindi uno ogni poco più di anno e mezzo, e voi capite che soltanto un deficiente patteggia. Perché se aspetta, prima o poi fanno l'indulto. Quando siamo arrivati all'amnistia e all'indulto hanno cominciato a guardarsi smarriti gli uni con gli altri, hanno chiesto all'interprete di ritradurre più volte, poi hanno detto non abbiamo capito. Allora gli abbiamo spiegato più volte, poi hanno detto ampi sorrisi, ci abbiamo capito, ce l'abbiamo anche noi, si chiama perdono presidenziale. Dice no, qua ce l'abbiamo anche noi della grazia. L'amnistia è una legge che perdona tutti. Altro giro di consultazioni tra loro, poi ampi sorrisi, ci abbiamo capito, ci state facendo uno scherzo.